Sassari, una doccia gelata per i lavori di ristrutturazione e ampliamento del Palasera di Migni, affidati nel luglio 2020 alla Sercoge, ditta che si è aggiudicata il maxi appalto da 10 milioni di euro, già in ritardo sulla tabella di marcia che prevedeva la conclusione della prima parte dei lavori già a novembre. Il prefetto di Napoli nei giorni scorsi ha emesso un'informativa interdittiva antimafia ai danni della ditta, che è obbligata ora a sospendere qualsiasi attività. L'amministrazione comunale di Sassari non ha nessuna intenzione di aspettare oltre il termine imposto di 15 giorni per la ripresa dei lavori e tra pochi giorni potrebbe risolvere il contratto d'appalto con la ditta come previsto dal codice antimafia e affidare così i lavori di ristrutturazione e ampliamento del Palasera di Migni ad una ditta che possa occuparsene. Organizzati da Performa Sardegna, l'Academy specializzata del sistema Confcommercio, gli interventi formativi si terranno a numero chiuso mediante l'utilizzo di un'apposita piattaforma per la formazione a distanza in modalità sincrona. L'attività si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dall'organizzazione datoriale per fornire un supporto concreto alle aziende del commercio e del turismo, chiamate, dopo le restrizioni più dure del periodo emergenziale, ad affrontare la delicata fase della ripresa nel rispetto delle norme cogenti emanate dalle autorità preposte, dei protocolli in vigore e delle indicazioni suggerite dalle stesse associazioni di categoria. I corsi, oltre a costituire un preciso obbligo di carattere normativo, rappresentano un prezioso strumento per aiutare gli operatori e gli addetti del settore food and beverage, come bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche, fast e street food, gelaterie, mense, alimentari, ortofrutta, macellerie, pescherie e altri ancora, nella concreta applicazione dei principi del sistema HACCP, anche al fine di ridurre o eliminare concretamente i rischi di contaminazione. I partecipanti inoltre saranno messi in grado di fornire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, adeguate informazioni alla clientela sugli allergeni presenti nei prodotti alimentari, somministrati o posti in vendita. Un percorso completo, quindi, che si rivela molto utile anche per tanti giovani che aspirano ad entrare nel mondo del lavoro, i quali, muniti di un attestato di formazione in materia di igiene HACCP, che vada ad arricchire il proprio curriculum vitae, possono avvalersi di un requisito preferenziale spendibile non solo all'interno del comparto ricettivo e dei pubblici esercizi, ma anche presso le numerose imprese del settore alimentare che, nelle località costiere, in occasione della stagione turistica, devono incrementare l'organico aziendale. Il corso avrà la durata di 8 ore, articolate in 2 o 3 giornate. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai sensi delle disposizioni cogenti. Dottore, come e quanto vede un bambino alla nascita? Il bambino alla nascita vede molto poco, il suo visus è pari alla percezione della luce, quindi possiamo dire che vede luci e ombre. Ecco, detto questo, possiamo seguire tutta la puntata con il dottor Umberto Murgia su questa rete, tutti i giorni alle 16, alle 18:30 e alle 23 circa la notte. Mercoledì e venerdì non dimentichiamo in prima serata, 20:45. Ciao a tutti. Nei giorni scorsi il personale del commissariato della Polizia di Stato di Alghero ha denunciato in stato di libertà una 19enne algherese per furto. Il tutto è iniziato con diverse segnalazioni di furto in spiaggia, per le quali è stata predisposta un'attività finalizzata alla prevenzione dei reati predatori. Gli agenti, qualche giorno addietro, hanno notato la ragazza girarsi tra gli ombrelloni della spiaggia di Maria Pia. Conoscendone i suoi trascorsi giudiziari, l'hanno osservata negli spostamenti notando che ad un certo punto si avvicinava ad un ombrellone e prelevava una borsa, allontanandosi in tutta fretta verso la pineta adiacente e occultandola all'interno di un cespuglio. A quel punto gli agenti hanno deciso di intervenire, l'hanno bloccata recuperando la borsa e accompagnando la donna presso il commissariato per procedere con la denuncia all'autorità giudiziaria. Lo zaino è stato restituito al legittimo proprietario, che non ha riscontrato alcuna mancanza al suo interno. Grazie.
I carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno tratto in arresto un incensurato 35enne di Sorso, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'aliquota radiomobile di Porto Torres, nel corso di un normale controllo notturno, hanno fermato l'indagato mentre percorreva a bordo della propria autovettura, un'utilitaria, la strada provinciale 81, proprio verso il comune turritano. Insospettiti dall'atteggiamento nervoso, gli operanti hanno deciso di perquisire il veicolo rinvenendo 1,7 grammi di marijuana e, non convinti della versione del ragazzo che asseriva che la droga fosse per uso personale, hanno esteso la perquisizione al domicilio. Nella casa i carabinieri hanno scoperto, nella disponibilità dell'arrestato, 1,3 kg di marijuana suddivisa in varie dosi termosaldate, unitamente a 54,4 grammi di cocaina. L'indagato è stato immediatamente arrestato e, dopo la convalida, il GIP ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa delle successive fasi processuali. Si è conclusa nella settimana appena trascorsa l'attività di controllo generale cominciata nel mese di dicembre 2020, organizzata dalla Capitaneria di Porto e relativa alle attività in essere nell'area portuale di Porto Torres. Per l'occasione era stata costituita una squadra congiunta Capitaneria di Porto Espressa al Sassari, grazie alla quale sono state passate al setaccio diverse attività operative. In particolare sono state controllate navi, cantieri ed altre situazioni o attività che a vario titolo sono state ritenute meritevoli di attenzioni. E i controlli hanno riguardato gli aspetti tecnici, demaniali, ambientali, di sicurezza della navigazione e di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Guardia Costiera ha fatto sapere che sulla base delle verifiche effettuate sono state trasmesse in questi mesi alla Procura della Repubblica di Sassari 3 notizie di reato, di cui 2 per reati ambientali, mentre sarebbero state elevate una decina di sanzioni amministrative per un totale di circa 40.000 euro. Il comandante della Capitaneria di Porto, Gianluca Oliveti, ha espresso la propria soddisfazione per l'attività posta in essere e per i risultati ottenuti, frutto di una perfetta sinergia con lo Spressal, assicurando comunque che l'autorità marittima continuerà nella sua costante e capillare attività di vigilanza al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme di settore. Buongiorno a tutti, oggi parliamo degli ondulati di colore, ai più noti cocorite. Come potete notare, in questa esposizione abbiamo diverse mutazioni di colore, abbiamo dalla lutina, la pezzata e la blu. Il pappagallo cocorita sicuramente è uno dei pappagalli maggiormente diffusi in cattività. Si alleva da tantissimi anni, è un cocorito, è un pappagallo quindi originario del continente australe. Come ben sapete, il dimorfismo in questo caso è abbastanza, il dimorfismo sessuale è abbastanza evidente, poiché i maschi hanno la cera sopra il becco di tendenzialmente di colore blu. Blu o celeste, mentre le femmine hanno una colorazione che tende al beige o comunque al marrone. È un pappagallo che sta benissimo in colonia, anzi è un tipo di allevamento che consiglio vivamente perché dimostrano in maniera più veritiera quello che è il loro comportamento in natura, ovvero la colonia, l'allevamento gregario. Si riproducono abbondantemente in cattività, in un nido a cassetta completamente chiuso, dove la femmina e il maschio si alternano nella cova. Arrivano a deporre anche 8 uova e vengono allevati tutti dai genitori, purché l'alimentazione sia particolarmente abbondante. Tenete presente che più uova fanno, più sicuramente l'alimentazione è corretta e abbondante. L'allevamento, quindi lo svezzamento dei piccoli viene sviluppato e viene svolto direttamente dai genitori, che si occupano appunto della loro alimentazione, sempre con il famoso latte di colombo, anzi in questo caso di pappagallo.
Un consiglio che do è quello di fornire anche alle cocorite un pastone universale, il pastone giallo, perché è ricco appunto di sostanze nutritive che sicuramente nel periodo dell'allevamento dei piccoli aiuta la crescita e lo svezzamento. Alla prossima puntata. Raccolta fondi per la Croce Medica di Sassari dopo l'incendio doloso della vettura destinata ai servizi per anziani e disabili. L'associazione ha bisogno di aiuti concreti. Dona il tuo contributo all'IBAN IT 97M076 11 72 00 00 10 46 18 91 95, intestato a Emergenza Sanitaria Croce Medica Sassari con la causale Rialziamoci Insieme. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail ssd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo!
Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza. In onda sulla nostra emittente il lunedì e il venerdì alle 16 e alle 18.30. Il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito serality.angioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale è tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG Informazione d'approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30, in onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre.